Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Mio padre non era felice, per niente. Ero arrivato che era già buio pesto e il suo sguardo mi diceva che sarei finito molto male. Ebbene? Scusa, è che ci siamo messi a chiacchierare e poi abbiamo fatto un giro... Non mi interessa, le regole sono regole. Il coprifuoco è alle 7 e va rispettato, rispose austero, spostando lo sguardo sulla mano in cui tenevo il telefono, per poi dire... E dato che non ti sei comportato bene ultimamente, questo lo prendo io, strappandomelo di mano. Ma... E non uscirai fino a quando non lo dirò io. Anzi, fino a quando non porterai tutti i tuoi voti al massimo. Ma papà, non si discute. Il tuo rendimento scolastico è calato notevolmente e non voglio infangare il nome della famiglia. Stando al chiuso, forse ti si schiariranno le idee. Quei due hanno una cattiva influenza su di te. E adesso fila a letto. Me ne andai in camera mia e mi misi a dormire senza neppure coprirmi. Non era giusto. Se solo avesse saputo quanto era importante la nostra causa. Ma non poteva. Non potevo dirgli che avevo disubbidito ad un'altra regola. E ora i miei amici si sarebbero arrabbiati con me per non aver mantenuto la parola. Grandioso. Il giorno dopo, non appena li beccai nel corridoio, li presi subito da parte, tirando Ed per una manica e Gerard per l'altra, con Kelly che ci correva dietro. A quanto pare stavano facendo amicizia finalmente. Li trascinai in un angolo poco affollato, vicino a una delle uscite d'emergenza, per poi lasciarli andare entrambi. Ma sei matto? E poi cos'è questa storia? Te ne sei dimenticata ieri sera, principessa? Mi chiese Ed beffardo, evidentemente infastidito da quel che era successo. Non è che me ne sono dimenticato, mi è stato impedito. Oh, e da chi? La fatina dei desideri? Da mio padre, che mi ha proibito di uscire fino a che non raggiungo il massimo di voti e che mi ha sequestrato il cellulare, deficiente. Ah, aspetta, cosa? Mi guardarono tutti e tre sconvolti. Cosa facciamo adesso? Chiese Kelly, il tono pieno di preoccupazione. Dovete andare avanti da soli. Qui non possiamo parlare. Ci sono troppi occhi indiscreti e io non posso uscire. Ma tu sei il capo dell'operazione, spiegò Gerard deluso. Ha ragione. Tu hai organizzato tutto. Senza di te ci saremmo arresi da un pezzo, aggiunse lei. E non avremmo messo piede in certi posti fragranti, concluse Ed con un sorriso nostalgico. Sbuffai, non sapevo cosa fare. Mi dispiace, ma per ora non posso farci nulla. Voi restate al sicuro allora, mi raccomando. Non fate niente di avventato o stupido. Ci si becca allora. E feci per andarmene, accennando un saluto. Non mi girai. Il resto ve lo potete immaginare. Passai le mattinate a scuola e i pomeriggi a casa. Studio, studio e ancora studio riempivano le mie ore, che sembravano non scorrere mai. Raramente mi capitava di rivederli, a parte Ed che era in classe con me, ma in ogni caso non parlavo neppure con lui. Non parlavo con nessuno, a dire la verità. A malapena con gli insegnanti. Rispondevo giusto ai quesiti e partecipavo alle lezioni e alle interrogazioni, ma niente di che. Mi sentivo un fallito. Neppure i miei voti si erano ancora alzati. Avevo provato a parlarne con mio padre, ma non ne aveva voluto sapere niente. Eppure era benissimo a conoscenza del fatto che io non sarei mai diventato un'eccellenza. Non ero come Gerard, bravissimo in ogni disciplina. Me la cavavo bene solo con educazione fisica ed inglese. Gerard, durante la pausa mi precipitai in cortile. Forse sapevo dove trovarlo. Forse non tutto era perduto. Come avevo predetto, lo ritrovai a parlare insieme a Kelly ed Ed nel solito punto. «Ma guarda un po' chi si vede! Dillo che ti siamo mancati, dai!» disse Ed sorridendomi e lasciandomi confuso.
Aspetta, non sei arrabbiato con me? No, amico, nessuno qui lo è. Ti ho visto che stavi male. Sembri uno zombie, cacchio. Voglio dire, lo sappiamo che non hai preso bene questa storia di tuo padre. Ed effettivamente aveva ragione. Ero dimagrito e avevo delle occhiaie allucinanti. Sì, dispiace anche a noi, Connie. Annuì Kelly assieme a Connor, per poi aggiungere: ma è bello rivederti. Ho buone notizie. So come comunicare con voi. Cioè? Mio padre ha detto che non posso uscire perché tu e Ed avete una brutta influenza su di me. Ma no, che nessuno può entrare, spiegai con un ghigno. Ha sul serio detto questo? Domandò Ed stizzito. Lascialo finire, disse Kelly. Ok, ma se ha detto che noi siamo una brutta compagnia, come credi che ci farai entrare? Si incazzerà a morte. Infatti non farò entrare voi. Mio padre non ha rammentato Gerard. Ci girammo tutti verso di lui, facendolo arrossire per tutta quell'attenzione improvvisa. Io? Sicuro? E chi altri? Sei un genio a scuola e mio padre non ti ha mai visto uscire con noi, quindi non potrà dire di no se gli racconto che sei a casa mia solo per aiutarmi a studiare. Ovviamente, invece di sprecare il nostro tempo, metteremo su un piano e vedremo come agire. E poi Gerard vi riporterà le istruzioni. Sarà come un mediatore. Potremmo anche studiare per davvero, mi fece notare lui severo. Ci guardammo e scoppiammo a ridere, seguiti dagli altri. Era bello essere di nuovo assieme. Quel pomeriggio tornai a casa con Gerard. Non trovavo però mio padre, sicuramente rimasto bloccato con i colloqui o qualche altra faccenda burocratica. Bene, siamo soli allora. Meglio così. Posammo zaini e altro e ci sedemmo in salotto, buttando giù qualche idea. Passò un po' di tempo ed arrivammo alla conclusione che creare una squadra di pattuglia composta da ragazzi dell'ultimo anno volontari non era una cattiva idea. Certo, forse qualcuno ci avrebbe preso per matti, ma almeno avremmo sorvegliato meglio i quartieri. Meglio di niente, no? L'idea era stata mia, ma dovetti ammettere che rimaneva ugualmente rischiosa. Potevano scoprirci facilmente. Proprio mentre discutevamo sul da farsi e migliorie varie, il telefono di Gerard squillò. Avrei recuperato volentieri il mio se mio padre non lo avesse nascosto. Sì? Vidi la faccia di Gerard farsi scura. Ripose l'apparecchio in tasca con molta lentezza. Dobbiamo andare. Che è successo? Kelly non trova più sua sorella. Non perdemmo tempo e corremmo il più veloce possibile a casa sua, non badando al fiatone. Trovammo anche Ed e vidi Kelly sull'orlo del collasso. Fiumi di lacrime che le scendevano sulle guance mentre balbettava cos'era accaduto. Io sono tornata a casa. Credevo che lei fosse già rientrata. Ma non c'era, spiegò riprendendo fiato. Ho guardato ovunque, ma non l'ho trovata. È come volatilizzata. Hai chiamato i tuoi? Certo, non sono stupida, che credi? Mia madre mi aveva detto che era al lavoro, e mio padre pure, per cui ho continuato a cercarla nei dintorni. Ora potrebbe essere troppo, non voglio pensarci. No, rispose sofferente. Guardai Ed negli occhi e capii, c'era un solo posto in cui avremmo potuto ritrovarla, ma dovevamo sbrigarci. Ed, Gerard, seguitemi, dimenticate il preannunciato piano. Dove andate? Presi un respiro profondo pure io. A Bone Creek. Siete pazzi, è quasi buio. Se vi trovano vi ammazzeranno. Non accadrà, te lo prometto, le risposi. Dentro di me però sapevo che forse neppure stavolta avrei mantenuto la premessa. No, io vengo con voi. Non sei nelle condizioni. Non mi interessa, disse tirandosi su dal muretto e parlando con maggior chiarezza. Si tratta di mia sorella e dei miei amici, per cui vengo anche io. Guardai gli altri e annuirono. D'accordo, muoviamoci. Ormai era buio e vedevamo a malapena. Nonostante il vento gelido ci sferzasse contro il volto e ci penetrasse le ossa e la carne come mille lame, non ci fermammo, come cavalieri che resistevano all'attacco nemico. Stavolta perfino Ed scavalcò rapidamente la staccionata. L'adrenalina scorreva in noi e ci mandava avanti. Attraversammo la distesa erbosa andando ancora incontro all'albero ossuto e al lago nero, sentinelle a bada di qualcosa di orribile. Li sorpassammo senza problemi e torce in mano ci addentrammo tra le fauci degli alberi.
I rami ci graffiavano nel futile tentativo di farci desistere e infatti arrivammo a destinazione. Le luci erano accese, ma non c'era nessuno. Non avevamo neppure visto un qualche mezzo di trasporto sospetto in giro. Perché? Feci cenno col dito di fare silenzio e piano piano ci avvicinammo alla struttura. Mi sollevai leggermente sulle punte dei piedi, ma non vidi nessuno all'interno. Feci un altro cenno per far capire loro che era ora di entrare in azione, ed entrammo. La stanza era vuota. Vidi Kelly di nuovo sull'orlo di una crisi di nervi e con lo sguardo feci intendere ad Ed di tenerla a bada mentre io e Gerard ispezionavamo l'edificio. Cercammo una qualche porta o asse sconnessa che potesse portare da un'altra parte, ma non trovammo nulla. Poi ebbi un'illuminazione. «Aiutami con questo!» Ci posizionammo a un lato del tappeto e lo spostammo, anche se non fu troppo difficile. E fatto ciò, trovammo una botola. Ecco su cosa ero inciampato l'altro giorno. Ancora una volta il mio istinto aveva avuto ragione. Presi la maniglia d'ottone e con tutte le mie forze tirai fino a che non si sollevò. «Voi restate di guardia. Gerard, prestami il tuo telefono. Scendo a dare un'occhiata». Lui annuì passandomi il cellulare. Con molta cautela scesi gli scalini di legno, prestando attenzione a dove mettevo i piedi. Non volevo beccarne uno difettoso e ritrovarmi delle ossa rotte. Puntai la luce attorno e dovetti trattenermi per non vomitare. Uno scantinato, polveroso e pieno di vestiti di indumenti appartenuti a vari bambini, tutti luridi e macchiati di sangue ed escrementi. C'erano anche delle sedie e altre cose strane ed orrende. E poi la vidi, Mary, la sorellina di Kelly. Era legata con una corda ad una di queste, il nastro adesivo che le copriva la bocca. Corsi subito a slegarla cercando di essere il più delicato possibile e di rassicurarla. «Tranquilla, è tutto a posto. Sei al sicuro adesso. Non possono più farti del male». La presi in collo e la riportai su. Quando Kelly ci vide, la feci scendere e corsi ad abbracciarla, gioiosa. Mi voltai e nel farlo vidi che l'appendiabiti era vuoto. «Scusate ragazzi, ma dobbiamo andarcene prima che...» dissi senza concludere la frase. Mary urlò e seguita da Ed e Kelly, io e Gerard rimanemmo invece immobili. Sulla soglia c'era un uomo alto che indossava degli stivali, un lungo cappotto e una maschera. In mano reggeva un falcetto. Il mietitore. «Ma com'è possibile? Che la leggenda fosse vera?» «Mi hai disubbidito», parlò la figura, la voce attenuata dalla maschera. «Cosa?» balbettai io confuso. Indietreggiai sulla difensiva, formando con i ragazzi un cerchio protettivo per le ragazze, certi che però non sarebbe servito molto in questo caso. «Ho detto», ripeté, «che mi hai disubbidito». Detto ciò, sollevò la maschera, scoprendo il volto. «No, no, 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 non può essere vero!» urlai. Ad accogliermi c'era il volto di qualcuno che mi era molto familiare. Ad accogliermi c'era il volto di mio padre. Tutti mi stavano fissando adesso, confusi e disgustati tanto quanto me. «Sapevo che eri strano. Ecco perché ho sentito la porta aprirsi quella notte. Ecco perché oggi non eri in casa, come tante sere prima di questa. Perché lo fai? Che cosa ci guadagni ad aiutarli?» «Aiutarli?» «Sì», spiegai io, furioso e spaventato. «Aiutare l'organizzazione. So che trafficate bambini». Mio padre, o quello che una volta avrei chiamato padre almeno, stette in silenzio per poi scoppiare a ridere. «Sciocco, io non lavoro per nessuna organizzazione». «E allora perché cavolo lo fai?» gridai ancora. «Perché io adoro i bambini. Io li amo», disse avanzando con uno sguardo folle e un sorriso lunatico. Feci un altro passo indietro. Ora capivo tutto, o quasi almeno. Perché non avevamo trovato volantini o altri documenti, perché mi aveva proibito di uscire, perché non voleva che mi avvicinassi a Bone Creek. Ma, come dicevo, ancora molti dubbi frullavano nella mia testa. «Perché proprio mia sorella?» piagnucolò Kelly stringendola a sé. «Vedi, tesoro, è sempre stata la mia preferita, la più dolce ed educata della mia classe preferita», disse con un tono nauseante lui, sorridendo ancora di più. Ecco perché non venivano più ritrovati. Conoscendoli meglio di chiunque altro, sapeva come relazionarsi con loro,
come guadagnare la loro fiducia ed attirarli. Tutti si fidavano di mio padre, l'uomo perfetto. Figuriamoci i bambini, ma... Aspetta, allora eri tu che ci spiavi qui l'altra volta. Non è così, forse? Per questo non hai menzionato Gerard. Tu ci stavi spiando, ma sapevi bene che se mi avessi menzionato lui, non avendolo mai visto prima, ti avrei scoperto. Per questo mi ha tolto il telefono. Volevi fermarmi? Beh, sappi che adesso non ce n'è più bisogno, dissi sputando ai suoi piedi in segno di disprezzo. Mi guardò con uno sguardo che non scorderò mai. Era uno sguardo malvagio. Ora capisco anche, aggiunsi, perché mamma ti ha lasciato. Sei un mostro. Tua madre non mi ha lasciato. Che vorresti dire? Sono io che ho lasciato lei, nella tomba. Mi venne un nodo in gola. Maledetto! Senza riflettere mi lanciai addosso a lui. Non se l'aspettava, per cui riuscì a farlo sbandare contro una mensola ed alcuni utensili gli caddero addosso dato che era più pesante di me. Senza perdere tempo presi la prima cosa che mi trovai a terra, un cacciavite, e gliela conficcai in una gamba. Si lamentò ma riuscì a sovrastarmi comunque. Poi vidi che anche Gerard e persino Ed gli erano addosso con altri oggetti appuntiti o quasi, mentre Kelly teneva gli occhi tappati a Mary. Mio padre continuò a colpire, ma senza fare troppo danno. Eravamo tanti, ma lui era grosso, molto più grosso. Non ce l'avremmo mai fatta. Poi ebbi un'ultima idea. Dovetti sforzarmi di farlo. Presi il cacciavite e glielo conficcai in un occhio. Mi rialzai rapido e gli altri si spostarono mentre questi ululava di dolore. Li guardai e vidi quanto stanchi fossero. Non saremmo mai riusciti a seminarlo del tutto. Ci avrebbe ammazzati prima ancora di arrivare in città per chiedere soccorso. Vidi che per cercare di togliersi l'oggetto dal bulbo oculare aveva lasciato andare il falcetto. Con tutta la rabbia che avevo in corpo scattai ripensando ai momenti che mi erano stati portati via con mia madre e a tutti quei bambini portati via dai loro genitori e gli tagliai la gola, tingendo il muro di cremisi. Il suo corpo cadde a terra, un'espressione di sgomento dipinta in volto. Ordinai a Kelly di usare un panno per condurre sua sorella fuori senza che vedesse quello scempio. Prendemmo uno dei sacchi e ce lo avvolgemmo, legando il tutto il più stretto possibile, aggiungendo anche qualche sasso bello peso e lasciando la falce col corpo. Trascinarlo fuori fu un'impresa non da poco, ma almeno ne sarebbe valsa la pena. I ragazzi mi rassicurarono, dissero che avevo fatto la cosa giusta, l'unica cosa da fare per porre fine al dolore. Trascinammo e trascinammo fino al lago, dove lo buttammo. La salma sprofondò nei tessuti scuri dell'acqua, avvolta dal gelo, andando sempre più in profondità. Bene, togliele pure la benda. Giurammo che non lo avremmo detto a nessuno. Era meglio non riaprire certe vecchie ferite, ed in più eravamo anche colpevoli di omicidio e chissà cos'altro. Ero grandicello e dato che la polizia non era molto volenterosa, sicuramente tutti avrebbero creduto che se ne fosse andato come mia madre. Nulla di troppo scandaloso, insomma. Sul punto di levare le tende, mi sorse un dubbio contorto. Ma se era lui il colpevole, allora chi era stato a prendere i bambini anni fa, come il fratellino di Joe? Amico, certe cose è meglio non chiedersele a volte. Dai, torniamo a casa. Sì, hai ragione, risposi ad Ed, voltandomi un'ultima volta col vento che mi ululava alle spalle. Fu come se Bone Creek mi stesse guardando davvero. Sapeva cosa avevo fatto. Lo sapeva. Speravo solo che sarebbe rimasto lì il segreto orrendo, custodito dall'albero e il lago. L'odore attorno era strano, pungente. Sapete, quel tipo di odore che preannuncia l'arrivo di qualcosa di sgradevole. Eh sì, vivo ancora in quella città, ma ora ho una nuova vita. È tempo che smetta di pensare ai fantasmi del passato. Devo guardare alle cose reali. Ci fu un rumore, come di qualcosa che riemergeva a galla. Una mano verdastra spuntò dall'acqua torbida, afferrando il terreno della riva. Una figura con indosso un cappotto si issò, gamba dopo gamba, per poi alzarsi in tutta la sua oscurità. Una falce brillava nell'altra mano. Guardò la luna e il cielo, privo di stelle. Luce, finalmente. Poi guardò attorno e si rese conto di non essere solo. Non troppo distante da lui, accanto all'albero morto, c'era un uomo dalla pelle bluastra
ricoperto di alghe come lui e vestito in modo molto molto simile, che lo guardava attraverso una maschera scura, occhi malvagi e come lui, molto, molto arrabbiati.